sociale di grande effetto, diviene addirittura un sorprendente e meraviglioso spettacolo quando si anima, si trasforma, dando vita ad un'incredibile varietà di giochi. Questa sera alla tastiera la farò danzare per voi. Yeah.
Grazie.
Thank you.
Gentile pubblico, buonasera dalla Kazakus Fontane Danzanti e benvenuti a Specchia. Finalmente ci vediamo. Sono 3 anni, vero, che Rocco mi dice adesso ti invito. Invece mi ha invitata questa sera per presentarvi appunto il nostro spettacolo previsto per il 2020, quindi siete anche, diciamo, siete stati fortunati perché lo state guardando in diretta e per primi. Bene, e non è finito qui, mi fermo sempre, come ben sapete, prima del finale. Allora, vedo lei già pronta col telefono, quindi il flash non riesce. Allora, vogliamo vedere quanti siamo? Accendiamo il flash? No, solo 2, 3. Allora, tanto se non li accenderete io non inizio, quindi fate voi. C'è qualcuno che fa una foto? Ah, ok, bene. Allora, se c'è qualcuno che riprende sono contenta, così lo mettiamo anche sulla nostra pagina di Facebook. Bene, io ringrazio tutti voi per l'attenzione che mi regalate ogni volta e amo tantissimo la Puglia e spero di ritornare ogni anno e anche per le vacanze, non solo per suonare, scusate. Allora, ringrazio voi, ma ringrazio anche il comitato che ovviamente si sostiene con i vostri contributi e vi invito a farlo e a sostenerli fortemente sia economicamente che moralmente, perché hanno veramente bisogno. E quindi finirei con un paio di brani, poi se vi chiederete un bis non lo so. Scegliamo, scelgo io, scegliete voi? Allora, già Rocco mi ha detto io voglio l'inno d'Italia, vero Rocco? Oh, immaginavo. Leggo nel pensiero. Allora, inno d'Italia, come vi ho detto prima, sono dispettosa, quindi se non sentirò le vostre voci smetterò, ricomincerò da capo, quindi fate voi. E poi, chissà, qualcosa di emozionante, qualcosa di allegro? Faccio io, certo, siete tantissimi, quindi se iniziamo con le richieste, bene, vi risaluterò alla fine e vi ricordo che la festa non finisce qui ma finisce in piazza, sicuramente col tavolino anche del comitato, vero? Bene, vi invito appunto a prendere parte al concerto dopo di me, grazie, a dopo.
Dunque, sicuramente è un augurio. Ecco, io ve lo auguro al mattino quando vi sveglierete, vincerò, che sia veramente un augurio. Ecco, loro si divertono, già mi dicono voglio il bis, voglio il tris. Ah, un amore così grande. Sì, dite, ma chissà se vi accontenterò. Allora, era il brano che volevi, vero? Immagino.
La prossima volta ricordatelo, fai i compiti e ricordamelo. Bene, non potevo finire con quel brano, dai, però ecco. Allora, è la festa patronale e io non posso che augurare buona festa a voi attraverso, come mi ha chiesto il presidente del comitato, un'Ave Maria, forse? Bene. Allora, finirò su questo brano, spero di mandarvi alla serata emozionati e spero di incontrarvi ancora in occasione del nostro spettacolo futuro. Grazie nuovamente, vi risaluterò, fiori per me, immaginavo, grazie, immaginavo, perché siete in Puglia, siete... No, generosi è a dir poco, e calorosi, siete molto ma molto educati, all'antica, un po' come me, perché io ancora sono all'antica, ancora preferisco scrivere carta e penna e non messaggi, quindi bene, mi trovo bene e non a caso amo la Puglia e spero di trovare un giorno un pezzetto di terra anche per me. Allora, finisco sul Ave Maria e vi lascio la serata, mi raccomando aiutate il comitato e i comitati in genere perché si reggono sui vostri contributi, ormai lo Stato e i comuni ci danno ben poco, quindi bene, in bocca al lupo a tutti voi per quello che organizzerete in futuro e spero di incontrarvi ancora in occasione di un nostro spettacolo, grazie. E ovviamente sapevano non viola. Te l'avrei restituito. Io odio il viola. Se indosso il viola nevica, piove, cioè una cosa fuori dal normale. E ovviamente le fontane non funzionano con il viola e nemmeno con la pioggia.
Grazie. Grazie nuovamente per avermi seguito. Vi invito a prendere parte ancora alla festa, il concerto che si svolge nella piazza, come si chiama? Piazza del Popolo, ecco, poi vi raggiungerò anch'io tra poco. Bene, buona serata a tutti voi e arrivederci, ci vediamo in Piazza del Popolo, va bene? Grazie. Grazie. E magari attendiamo un attimo che si riaccendano le luci. Grazie. Stai chiamando per le luci, vero? Qualche istante.